Buonasera a tutti, benvenuti alla festa della scacchistica di fine anno. Ringrazio il maestro Cordara, il nostro presidente, che mi ha invitato gentilmente a questo incontro con voi e con la magia. Io sono il mago René e qualcuno di voi si domanderà come mai uno scacchista, cioè uno scacchista per carità, scacchisti siete voi, un giocatore di scacchi vuole anche fare il mago. Ma è semplice, è ovvio, voglio dire, anche perché a un certo punto è una specie anche di rivalsa e di compensazione per molte partite, ovviamente non giocate al meglio come invece sapete fare voi. E, del resto penso che un pensiero, un desiderio un po' di tutti voi vi sia già capitato nei momenti critici di una partita poter eliminare il pezzo di un avversario che vi inchioda oppure far comparire un pezzo che invece vi consente subito lo scaccomatto. Ecco, questo purtroppo negli scacchi, come sapete, non si può fare, però nella magia sì, nella magia si può far comparire, sparire degli oggetti, come anche leggere nel pensiero, è così. E questo è il mentalismo. Bene, e allora inizierò subito con due effetti magici di mentalismo. Questo effetto qua me l'ha insegnato qualche mese fa il famoso mago torinese Alexander, che i meno giovani magari ricorderanno. Bene, si tratta di allenarci un po' a indovinare alla lotteria, diciamo, un numero della lotteria. Cioè dobbiamo indovinare un numero compreso tra, importante, tra 100.000 e 200.000. Non è uno scherzo, le probabilità, non bisogna essere un matematico per sapere quante sono. Benissimo, qua abbiamo un sacchettino con 5 bigliettini, con dei numeri, no? Questo qua, che poi lo vedremo dopo, 22.459, per esempio. Sentite fino là più o meno, devo alzare il tono, va bene? Ok. Allora adesso, con l'aiuto almeno di 5 di voi, comporremo questo numero. Io comincio a scrivere un 1, ok? Ora, chiamerò, state pure dove siete, chiederò a 5 di voi di pensare e dire ad alta voce un numero escludendo l'1 e gli 0, ok? Per esempio tu? Io? Sì. 4. Allora scriviamo 4. Poi Pitica, che ho imparato oggi che si chiami Pitica, e allora utilizzo su 8. Carmelo, un numero. Di un numero. 3. Pesce, un numero. 9. Ancora uno. Il maestro Cordara, che sta sempre più lontano, un numero. 7. Allora, il nostro numero, che è un numero importante di 6 cifre, da indovinare, è 148.397, ok? Bene, allora questo numero lo diamo ad una spettatrice che lo tiene così, in modo che sia visibile, ok? Ora, io ho bisogno di qualcuno che sappia fare bene i calcoli, no? Allora, io adesso qua scrivo, ho bisogno quindi di un ragioniere, allora io scrivo su un post-it, ragioniere. C'è qualcuno che, noi abbiamo bisogno, cioè avevamo prima il nostro amico Giacometto, che però non si è più fatto vivo, da quando gli ho detto che lo avrei chiamato a fare ragioniere, chissà come mai si è dileguato, probabilmente aveva paura di una diminuzione. Bene, allora possiamo chiamare per esempio Rotondaro, mi sembra che uno sappia benissimo, e adesso ho imparato un po' di nomi, allora abbiate pazienza, un applauso a Rotondaro. Un applauso per cortesia. Volontariato, il nome come ti chiami? Walter. Walter, benissimo, Walter, non so che mestiere fai, comunque oggi sarai nominato ragioniere. Sono un commercialista, guarda. Perfetto, perfetto. Non sono genio. Fantastico, perfetto. Proprio il calcio sul macchinone. Allora, questo è il decreto di nomina.
C'hai sicuramente come tutti un telefonino con tanto di calcolatrice, se lo vuoi prendere per calcolare. Anche perché 40. Giorgio, tu sei Giorgio, vero? Sì. Ecco, per cortesia, dopo che hai dato una rimescolata qua, puoi leggere ad alta voce e farli vedere anche ai signori del pubblico questi. Prendine pure uno, comincia a leggere. Mentre lui farà il 22.459. Perfetto, non potremmo desiderare di meglio, un commercialista. Ah, ma poi continua tu. Continua. Sì, più. Il ragioniere controlla, perché ho sentito bene, però un attimo, 16.033.021.72.42.593.22.45, ragazzi. Il totale qual è? 148.397. Secondo gioco, noi maghi lo chiamiamo effetto magico sul di mentalismo. Allora, mentalismo, ecco, tu che chiedevi sul, puoi venire. Un applauso a Gabriella. Mi piace andare al cinema, vero? Come immagino tutti. Allora, qua abbiamo delle locandine di diversi film e Gabriella sceglierà quello che le vorrebbe andare a vedere. Film vecchi e nuovi, da Matrix, Guerre Stellari, 007, eccetera, eccetera. Il discorso del re è uno dei più recenti. Dietro, come vedete, ci sono, e Gabriella potrà controllare per voi, ci sono gli elenchi, né più né meno, di tutti questi, film. Ci sono tutti uguali. Comunque, quando Gabriella avrà scelto la locandina di film, io naturalmente sarò girato, non vedrò quale, ve la mostrerà e poi mi leggerà ad alta voce, anche saltando, non importa, l'importante è che li leggi tutti, questo elenco. E io, leggendoti nel pensiero, dovrò indovinare che cosa hai scelto. Okay? Ma tu non guardi nello specchio? No, se vuoi mi metto anche... Assolutamente. Quando hai scelto puoi cominciare a leggere. Oh, fai pure col comodo. Hai fatto vedere a tutti? C'è anche chi fa la foto, è attento. Allora, puoi cominciare a leggere. È il... Alice in Wonderland, sì. Batman il Cavaliere Oscuro, Cattivissimo Me, Il Discorso del Re, Guerre Stellari, Inception, Lily il Vagabondo, 077 Il Mondo Non Basta, Matrix, Ogni Maledetta Domenica, Qualcuno Volò sul Nido del Cuculo, Il Sesto Senso, Taxi Driver, Un Americano a Roma, Via col Vento, Zorro. Ok. Allora, adesso puoi nascondere, cioè puoi mettere tutte la locandina una sull'altra in modo che io non veda che cosa hai scelto. Ok. Adesso mi giro. Sì.
e posso dire che tu hai scelto Inception. Grazie, un applauso a Gabriella. Allora, adesso ho bisogno semplicemente che qualcuno mi venga a tenere una candela. Ecco, bravo, facciamolo qua, è stato più veloce, poi dopo anche tu. Allora, adesso accendiamo la candela, facciamo in fretta per non ci preoccupare, non succederà nulla. Allora, questo, non so se vedete, è un filo, è un po' sottile, lo so, magari tutti non lo vedono, comunque è un filo, no? Questo può essere la metafora della vita. La vita è un filo, è anche appesa a un filo a volte, e a volte, per vicissitudini particolari, questo filo si può spezzare. Si può spezzare in diversi pezzi. Le vicissitudini della vita. Ecco qua. Voilà, abbiamo praticamente finito. Grazie. Come ti chiami? Leonardo. Un applauso a Leonardo. Grazie. Ecco, allora questo è il filo spezzato della vita, ma è importante comunque non abbattersi mai, perché in fondo il filo spezzato si può anche, con un po' di fortuna, si può anche riaggiustare, risistemare il filo della vita, come in questo caso. Grazie. Adesso, Rotondaro figlio, sei tu, un applauso. Alberto, ecco Alberto, puoi mettere la mano dentro questo sacchetto e vedere se è vuoto o non è vuoto? È vuoto il sacchetto? Sì. Ok, allora questo è un sacchetto vuoto. Che ci fa la gente con un sacchetto vuoto? Ci mette delle cose dentro. Un mago che ci fa? Il mago prende la sua bacchetta magica, pronuncia la sua frase magica, la parola magica, lo tocca appena appena, abracadabra, e da questo sacchetto vuoto che tu hai potuto controllare esce fuori una scatola. Voilà. È sempre vuoto, però sempre con questa bacchetta magica, cambiando magari. Ah, ecco, sì, bravo. Ecco, esce la seconda. Senza la B, sempre vuoto, E voilà. La terza. Allora, questo era per i più ma svegliissimi, più piccoli ma svegliissimi. Allora, qua adesso abbiamo un gioco con le monete, tre monete e tre altre monete. Allora, queste monete, come dicevamo, sono tre monete e tre, sei monete. Queste sei monete le mettiamo sul nostro tappeto magico, no? E queste tre le teniamo in una mano, le altre tre invece nell'altra mano. Attenzione, ben attento. Facciamo così, simsalabim. Visto qualcosa? Successo niente? No? Non è successo niente. E invece qualcosa è successo, perché qua sono quattro e qua sono tre e qua sono due. Ok? Adesso prendiamo di nuovo queste quattro monete e rimangono queste due monete. Ok? Allora, attenzione, guarda bene, Alberto, diciamo. Guarda, è successo qualcosa? Hai visto niente? Passato? Qualcosa? No? E invece sì, perché qua ne abbiamo una e qua cinque.
Poi facciamo tenere queste 5 monete nella mano, ok? E adesso che facciamo di questa moneta? Che facciamo? Cioè, questa moneta la prendiamo, andiamo a prendere la polverina magica e la mettiamo sopra. La molecola, la madre è sparita. Vediamo come ti chiami? Tago. Tago. Tago, riaprire le monete e contare quante monete. 2, 3, 4, 5 e 6. Bene, per quanto riguarda la magia, diciamo, varia, esatto, abbiamo finito. Ora iniziano qualche effetto di cartomagia, perché un mago, per essere un mago, deve cimentarsi con le carte. Gli inglesi, cioè gli americani, che sono il numero uno al mondo, lo chiamano il Kardashian, il mago che fa effetti magici con le carte. Allora, solo 2 secondi per darvi una notizia, che se gli americani sono il numero uno e Los Angeles è la scuola di magia numero uno al mondo, Torino, la nostra piccola, amata, bellissima Torino, è il numero due come scuola di magia al mondo, esattamente come l'Egizio, siamo secondi ovviamente, per numero di partecipanti, per maghi importanti che sono venuti fuori nel tempo, dall'Ottocento, il famoso Bosco, fino ai Brachetti, ai Berri, ai Bono, eccetera, eccetera. Ok, quindi non soltanto Torino è importante, si fa per dire, insomma, ha una rilevanza come magia nera, il famoso triangolo, Lione, Praga, Torino, ma anche, per fortuna, la magia bianca. Va bene, allora qua abbiamo tre carte, e basta dire semplicemente abracadabra sin salabim che le carte diventano lune. Ecco, quelle cose che dicevo che possiamo fare, no? Anche alla scacchiera, cambiare. Poi, nozzoli, eccolo qua. Senza farti scomodare venire da me, che ti vedo così bello pacioso, eccetera, eccetera, ti chiedo solo di dirmi, pensare e dire a noi tutti un numero. Lasciamo perdere le figure, un numero da 1 a 10 con il relativo seme, ovviamente. 7 bello. 7 bello, 7 di quadri, benissimo. Allora, 7 di quadri. Andiamo ad aprire il nostro mazzo e vediamo che sono tutte di faccia queste carte, tranne uno. Hai detto 7 di quadri. Vuoi cambiare? No? No, 7 di quadri. Come questo era l'unica. Di... Allora. Adesso abbiamo un mazzo. Che lo dividiamo metà a faccia in su e metà a faccia in giù, ok? E poi facciamo una cosa che si chiama in un modo ormai tristemente noto, spread. Questo si chiama spread, no? Questa sventagliata si chiama spread. Questo è uno spread buono, sappiamo invece che non è sempre così. Allora, adesso ho bisogno di qualcuno. Tu hai detto di Giancarlo? Carlo, non avevo capito, il nome spagnolo. Ecco, se puoi venire per cortesia qua e devi semplicemente scegliere una carta, farla vedere al pubblico e poi rigirarla di dosso e metterla così, ok? Mentre naturalmente io sarò rigirato. Ok. Quando hai fatto, me lo dici. Fatto? Sì. Ok, benissimo. Allora, raccogliamo il nostro spread. La carta tu te la ricordi? Certo. E l'hanno vista anche loro, guarda quanti testimoni. Ora, con gesto magico, sì, ecco, giriamo
il nostro, facciamo uno spread e le carte, come tu vedi, sono tutte di dorso. C'è un'unica carta che è girata. Che carta hai visto, che hai scelto e hai mostrato? Il K di fiori. Come questo? Esatto. Enrico, non credere che perché sei laggiù in fondo non ti becchi, eh? Vieni un po' qua per cortesia. Un applauso Enrico, maestro Enrico. Lo so, ti sei messo proprio là vicino alla colonna. Allora, certo. Allora, ti chiedo semplicemente di mescolare questo mazzo come più desideri. Bene, sono un giocatore di carte. Allora, bene, adesso puoi tagliarlo una volta, ricomporlo, fallo ancora una volta, taglia ancora, ricomponi. Benissimo. Allora, vediamo se Enrico ha... Sì, sono tutte ben alternate. Taglia un'ultima volta, taglia solo senza ricomporre. Benissimo. Allora, tu chiedo ad Enrico e a tutti voi se conoscete che cos'è il poligrafo. C'è qualcuno così... Il poligrafo? Bravo, che conosce, sa cos'è il poligrafo. Bravissimo, chi l'ha detto? Ah, lo sapevo, il nostro campione emergente, sa pure... Devo chiamare lui. Benissimo, allora, esatto, è la macchina della verità, quella che nei film americani si vede, si vedeva una volta più che altro, che mettono degli elettrodi in testa, li mettono le dita per vedere fascicolazioni, cioè piccoli movimenti dei muscoli impercettibili all'occhio umano e sudorazione e quant'altro, per scoprire se uno meglio. Allora, il nostro caro Enrico ha mescolato, tagliato, ha fatto tutto lui. Allora, dove ha tagliato, vorrei che lui mi prendesse questa carta, mentre io mi giro, la facesse vedere al pubblico e se la ricordasse pure. Ok? Dopodiché, per cortesia, mettila dentro al mazzo, dove vuoi. A caso? A caso. Ricomponi il mazzo, io adesso mi giro e mescolalo di nuovo, cortesemente. Per prendere gli applausi qualcosa bisogna fare. Bene, adesso taglio ancora una volta. Ok, ricomponilo e prendi le prime sette carte. Sì, le prendi, li guardi. Bene, sì, no, sì, va bene, per dire, prenditi... Insomma, prendi le sette carte e te le guardi e guarda se lì dentro c'è, dentro quelle sette carte, dentro in quelle sette carte c'è quella che hai scelto, cioè hai scelto. No, non c'è quella carta. Benissimo. Allora adesso faccio vedere. Sì, puoi far vedere, non ha importanza, ma comunque non c'è quella carta. Benissimo. Allora adesso, al posto di una di quelle carte, una qualunque, no? Che tu ti vedrai mentre io sarò girato, perché loro è un po' un mentalismo con le carte queste. Tu dovrai dire al posto di una di quelle carte quella che hai visto e hai mostrato al pubblico nel momento l'ultimo in cui hai tagliato, ok? Devo dire ad alta voce? No, non devi, sì, devi dire ad alta voce al posto di quelle, quindi devi mentire e devo scoprire dove stai mentendo, su quale carta stai mentendo. Per dire, se tu qua c'hai, se questa è un 3 di quadri, 3 di picche diciamo, e tu dici invece quella carta là che era un asso di fiori, per dire, è tutto con la stessa cadenza della voce, senza pause, in modo che io non abbia degli aiuti, ok? Quindi devo dire sei vere... Sei vere e una falsa, al posto di quella falsa quella che hai visto e che anche loro hanno visto. Ok. 3 di cuori... 7 di picche, 6 di picche, donna di quadri, 7 di quadri, 5 di quadri e Giorgio. Bene, bravo Enrico, sei stato molto bravo, so che sei anche molto sincero, però questa volta hai mentito o ti ho fatto mentire sulla donna di quadri.
Allora, adesso ho bisogno naturalmente che un altro di voi venga a fare quest'altro effetto magico, ok? Chi vuole venire? Nessuno? Tripodi per esempio? No, proprio meno. Eri lì tranquillo, che ti stavi dicendo, ma speriamo che non mi chiami, speriamo. Un applauso a... Vediamo il tuo spirito d'osservazione, molto semplicemente. Dov'è l'asso di quadri? In centro, esatto. Allora prendiamo l'asso di quadri e lo mettiamo dentro al mazzo, qualunque posto. Poi, adesso mi devi dire dov'è i due di quadri. A destra. Sarebbe questo? Sì. Ok, e lo mettiamo dentro. Rimane i tre di quadri. Bene, ti chiedo solo semplicemente di cercare queste carte nel mazzo. Ecco, bravo. Due di quadri. Manca l'asso di quadri. L'asso di quadri. Vedi un po'. Non muore del pesce rosso. Non c'è? Spero c'è, non c'è. C'è. O può anche darsi che non ci sia, quindi non sei. Guarda che non c'è. È stato bravissimo, bravo. Allora, se non c'è, non volete mica dirmi che è finito qua l'asso di quadri per caso? Eppure sì, poverino, lo cercava. Ok. Allora, adesso si tratta di trovare qualcuno, qua praticamente un talent scout, di vedere se tra di voi c'è qualche talento nascosto, misconosciuto anche a se stesso, di giocatori di poker. Per esempio Rapalino che si sta addormentando, un applauso per Rapalino. Stava pensando perché non ha ricevuto Bobbini che è andato alla Raganello e per quello era tutto un po'. Va bene? Ok, allora adesso facciamo. No, stai pure tranquillo. Facciamo qualche miscuglio così per rivacizzare. Dopodiché possiamo anche fare un miscuglio all'americana, quello che vari film spesso. Viene. Ecco, adesso ti chiedo di tagliare il mazzo semplicemente, solo tagliarlo. Benissimo, ok. Ora ti chiedo cortesemente di fare come faccio io, no? Dei mucchietti fino a che arrivi alla fine del mazzo, ok? Mucchietti da quanto? Da 4. No, sopra. Ah. Sì, nessun problema. Nessun problema. Perfetto. Ok, acconcio, una parola che forse voi non conoscete, però noi maghi conosciamo, acconcio. Va bene. Allora, vediamo. Ecco, cosa ci vuole intanto per essere un buon giocatore di poker?
tante cose, ecco, avevamo professional bluff, per esempio, poi colpo d'occhio, ecco, la cosa più importante è la fortuna, la memoria delle carte, eccetera, eccetera. Però se uno non è fortunato, e vediamo se il nostro, come fai già di nome? Davide, ecco, accidenti, non so come lo sono dimenticato, allora vediamo se Davide è anche fortunato, giriamo la prima carta, cos'è? Lui non crede perché è modesto, però intanto ha già cominciato bene, non so, a seconda dei gusti, se gli piace più il re o l'asso, a me è la carta, per me è la carta che mi piace di più. Asso. Questa seconda? Un secondo asso. E tu dici che non credi, eh? E questa? Un terzo asso. Si può quasi giocare, che gli dici gatti, la cascina, con tre assi a poker, voglio dire, a volte vanno con una coppia a vedere. E poi questa? Asso di cuore. Tu già hai con sta fortuna hai difficoltà a entrare nei casinò. Vediamo sotto. Sotto c'è un re. Non è che sono tutti re, C'è un re. Qua sotto cosa c'è? Un altro re. E le altre sono diverse, ovviamente. Questo, un terzo re. Un poker di re, tu non vai entrare in nessun casino, neanche Las Vegas dove fanno arrivare entrare tutti. Allora, ci avviamo rapidamente alla conclusione, ancora due effetti magici. Uno me l'ha insegnato qualche mese fa il famoso mago Raul Cremona, che non so se voi lo conoscete. È venuto qua a Torino a registrare uno spettacolo di magia e ha fatto una conferenza appunto al Circolo della Magia. Incidentalmente, quando ha saputo che io sono stato l'ultimo medico del più famoso sensitivo che abbiamo avuto in Italia, uno dei più famosi al mondo, Roll, il torinese Roll, non mi molava più perché lui è un appassionato di Roll. Va bene, chiusa la parentesi, adesso ho bisogno di qualcuno che venga. Tutti fanno uno l'altro. Mario, ancora non ti ho chiesto un applauso per Mario Pizzano. Ecco, bravo, vieni a darmi una mano. Allora, senti, si tratta semplicemente che tu devi scegliere, a mia insaputa, ovviamente io sarò girato, devi scegliere un mazzetto piccolo di carte, 4, 5, 6, 7, 8, 10, e lo nascondi, non mettilo lì di dietro, insomma lo nascondi, devi solo ricordarti il numero di carte, sì. Questo è importante, scegli il mazzo che vuoi, delle dimensioni che vuoi, poi lo nascondi, quando sei pronto me lo dici. Hai fatto, Mario? Sì. Ok, io mi giro, Mi giro. Ok, allora, adesso ti dico di osservare queste la carta corrispondente al mazzetto. Cioè, se tu per esempio hai preso un mazzetto e hai nascosto, che io non so di quante carte è composto, di tre carte, ovviamente la terza è l'asso di cuori, sì. Lo fai vedere anche a loro in modo che partecipino fino alle ultime file e e te lo ricordi, basta, sì. Finito lì. Allora, vabbè, adesso mi fermo perché penso che sì. Il tuo mazzetto stia in queste carte. Bene, mi giro ancora una volta in modo che non voglio incrociare neanche incidentalmente il tuo sguardo. Tu, naturalmente, conterai alla carta corrispondente sceglierai la tua carta, quella che corrisponde al numero di carte del tuo mazzetto, e la farai anche vedere a loro, poi la rimetti a posto in modo che sappiano anche loro di che carta si tratta. Quando hai fatto me lo dici. Hai fatto? Sì. Allora io mi giro. Metti la posta. Adesso? Sì, la rimetti a dove era.
Ok, vado. Allora, io raccolgo le carte. E dunque, io posso sapere che carta lui ha scelto, gli ha mostrato, eccetera. Posso saperlo? Sì, bisogna essere Gesù Cristo che fa il miracolo, come faccio a saperlo? Le carte che ha nascosto, io non so quante sono. Vedi che Nozzoli mi capisce. E la carta che poi corrispondeva con il numero lì che ho fatto vedere, ero girato da parte, no? Una telecamera dietro non ce l'ho, come qualche scacchista che c'era davanti che l'hanno beccato. Va bene, ci vorrebbe, dicevamo, un miracolo come quelli che fa Gesù Cristo, ma senza scomodare lui, prendiamo a prestito un numero importante della sua vita, il 33. Io dico che la tua carta, quella che hai visto e mostrato loro, verrà fuori al 33esimo posto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Mi dici cortesemente che carta era? Il 4 di picche. Come questo? L'ultimo effetto magico, poi vi lascio sfogare alle vostre lampo. Sento già i giovincelli uno spiro di sollievo. Allora, no, ma adesso potete rilassarvi, non chiamo nessuno. Se vuoi ne ho altri, Matteo, se puoi venire con me poi dopo te ne faccio quanti vuoi. Allora, abbiamo, nonostante che il maestro cerchi di creare un po' di confusione, abbiamo un asso di fiori, un 2 di fiori, un 3 di fiori e un 4 di fiori. Visibile a tutti? Allora, qua abbiamo l'asso e qua abbiamo il 4 di fiori, ok? Comincio con mettere il 4 di fiori giù, a seguire il 3, il 2 e l'asso, ok? Bene, ora questo effetto magico che conclude questa serata con voi lo mettiamo, si chiama ascensore. Perché? Perché prendiamo l'asso, lo mettiamo sotto e con gesto magico lo facciamo salire in cima al mazzo. Eccolo. Poi prendiamo il 2 di fiori, lo mettiamo sopra, in cima al mazzo, sempre con gesto magico lo facciamo prendere l'ascensore, lo facciamo scendere giù al fondo. Eccolo qua. A questo punto prendiamo il 3, lo mettiamo girato rispetto al resto delle carte che sono di faccia, di dorso, e chiediamo ad uno spettatore, ecco, vedi che c'è ancora la tua chance, a Matteo, di dirmi, siccome si chiama ascensore, a che piano vuoi che arrivi il 3 di fiori? 2, 3, 4, 10, quello che vuoi. Non dire 99 perché... 18. Mamma mia, 18, impegnativo. Allora, proviamo, non lo so, vediamo. 18 non è mai capitato, comunque, vabbè, facciamo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18. Questo dovrebbe essere a fatica il 3 di fiori. E invece non lo è. Ma perché non lo è, Matteo? Perché non ho fatto il gesto magico. Hai presente? Questo, adesso ho fatto il gesto magico, vediamo se arriva al 18esimo piano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Matteo. Il 3 di fuori. Mi hai fatto lavorare, Matteo. Poi abbiamo il
4 come ultimo e lo mettiamo come gli altri. Poi, sempre con gesto magico, questo è indispensabile, si fa uno spread, che ormai sapete che è una sventagliata. Sono tutte carte di faccia, ce n'è una girata. Matteo, la carta girata è il 4 di fiori. Grazie a tutti. Fantasia, questo appunto, chi vuole giocare a scacchi ha solo da dirmi di fa l'ampo, se no chi vuole guardare il film si sposta in casa. Dopo chiamarti, poi è veramente vicino al nostro visto. Succede sempre così.